essere entrato a soccorrere Hazard nel minuto di recupero di Chelsea-Swansea alla prima di campionato. Da quel momento Eva non si è più seduta in panchina. La dottoressa ora, secondo l'Independent, sarebbe pronta a passare via le gare, dato che Mourinho non sembra affatto intenzionato a tornare sui suoi passi. Il tecnico portoghese definì la Carneiro la segretaria, e questo potrebbe avvalorare l'accusa di sessismo nei suoi confronti. Ora, io non so, sempre per la parità fra i sessi, ma qui penso che Mourinho sia uno che vuole tenere il controllo della situazione in mano, e tutto lo staff, tutti i giocatori sono come dei soldati all'ordine di lui, che riveste il ruolo di comandante. E quindi quando qualcuno disubbidisce, quando qualcuno fa qualcosa di sua spontanea volontà, ecco che lui si arrabbia e giustamente decide di mantenere l'ordine, la disciplina, anche non schierando più in panchina, tirandolo fuori per una sorta di punizione per qualche giornata, anche parte dello staff, ma anche i giocatori, si è visto. Ecco, magari l'averlo definito una segretaria, non so quanto può avvallare o no, quanto può dare guai legali a José, però ecco, certi termini, specialmente in un mondo dello sport dove le donne sono sempre state un po' messe in disparte, bisognerebbe farci sempre molta cautela, bisognerebbe stare sempre usare i fili di piombo. Magari se l'avessi definita una dipendente, lei si sarebbe potuta offendere, ma è quello che è, una dipendente in tutti gli effetti del club di Chelsea. Beh, ci sono sempre queste interessanti notizie extracalcistiche. Un'altra notizia del genere: arriva sempre il sponda blaugrana perché Messi farà esordire degli scarpini speciali contro proprio la Roma, contro di noi, con i colori dell'Argentina, bianchi e azzurri. Li metterà per la prima volta e sono sempre sicuramente Adidas. Ci ha contribuito anche lo sviluppo degli scarpini, cioè il bianco e il celeste, e anche il giallo del sole che sarà presente sotto i tacchetti, sui tacchetti anzi. Hanno una speciale struttura definita Messi Frame e la suola Messi Gambe Trax, nomi altisonanti e neologismi per definire una nuova superficie che possa offrire il massimo grip. E la superficie X-Ray inoltre assicura un controllo di palla più accurato. Sì, secondo me Messi potrebbe anche scalzo mettere in difficoltà la difesa romanista. C'è il dubbio per la difesa della Roma, ma sembra che giocherà De Rossi, di far tornare un occhio Castan, perché il suo problema sembra prettamente psicologico più che fisico. Ha paura di prendere un pallone di testa dopo quello che ha subito, ecco, potrei anche capirlo. Proviamo subito il commento con Misteri, perché ho tentato di riavviare il tutto e vediamo se adesso funziona. Un piccolo momento di pausa. Ragazzi, che dire? Non funziona proprio, ho fatto di tutto, ho riavviato, disinstallato, reinstallato, non va, non so qual è il problema. Lorenzo stava pronosticando, insomma, un virus, un malware, un qualcosa, perché la situazione è abbastanza strana, ecco, l'errore che ci dà, la strana voce che si sente, forse si sentirà anche durante la pausa pubblicitaria, la prima che ho fatto. Però questo è un computer veramente dedicato a Skype, quindi va. Stasera cercherò, magari ho qualche collegamento telefonico o qualcosa del genere, cercare di integrare così i discorsi che faremo. Intanto espulsione per il Bordeaux, che si dovrà giocare in 10 gli ultimi 13 minuti di partita più recupero. Atterramento di Saivet, che prende il secondo giallo,
e quindi lascia il campo, dicono qui, con amarezza. Posso immaginare anche il tecnico del Bordeaux l'amarezza, ma anche perché comunque la partita era in bilico. Era lo stesso Saive che aveva pareggiato al gol di Cavani, quindi la partita era ben lungi dall'essere comunque conclusa. 2-0 Pescara contro il Perugia, che sembra, con Caprari, ex romanista, sembra mettere un po' in ipoteca la partita. Muce Blagag sul raggiamento, sempre 0-3, disfatta di questo Borussia, che è partito anche lui malissimo, malissimo in campionato, infatti è ultimo. 4 partite giocate, 4 sconfitte, 2 gol segnati, 11 subiti. Insomma, e poi è la squadra che affronterà, se non sbaglio, la Juve in Champions. Quindi la Juve è fortunata da questo sorteggio, perché prende come quarta fascia una squadra che comunque tra le quarte fasce è tra le migliori, possiamo dire. Comunque, campione tedesco, e di una squadra che sta venendo fuori proprio in questo momento. Ma ha fatto un inizio di campionato disastroso. Invece l'Hamburgo si porta in settima posizione, a un punto dalla zona UEFA. E mentre vediamo il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, pari meriti a 9 punti, 3 vittorie, sono partite alle grandi, soprattutto il Borussia. Segue un buon Wolfsburg, 2 vittorie e un pareggio, 7 punti, e stessa cosa il Colonia, 7 punti. Anche se il campionato tedesco è sempre interessante da osservare, perché ci sono dei belli equilibri, dei belli equilibri in campo, e insomma anche quello lì, attenzione. Volevo vedere invece il campionato inglese cosa ho da offrire. Ci teniamo a lanciare, anzi ora che mi è venuto in mente, è successa una cosa particolare, voi forse lo sapete, è stata fatta una suddivisione nelle curve nello stadio olimpico. Ha fatto molto discutere la cosa. Durante la scorsa partita con l'Juve sono entrati anche i cellerini, così si può dire, a preservare l'ordine, anche se qualche tifoso l'ha visto come uno sfregio, una sorta di modo di cercare di dimostrare che non possono fare nulla, un po' per stuzzicare gli animi magari. Succede che vengono divisi in vari settori, sia la curva sud che quella nord, ma questa peculiarità si trova solamente a Roma, solo nello stadio olimpico, in tutta Italia. Anzi, in Europa questa cosa non è riconosciuta, e hanno detto che per la Champions queste cose durano, per le partite di Champions della Roma, e vabbè, anche se UEFA dell'Europa League con la Lazio, queste cose dovranno sparire, perché non sono riconosciute, non sono neanche ammesse. Quindi il CONI sta un po' facendo, anzi la FCG sta un po' facendo di testa su questa cosa, e sembra sempre di più che si voglia spingere i tifosi a vedersela da casa la partita, perché queste cose di sicuro non incitano a andare allo stadio, non si va con serenità. La Vinci, bomber della serata, una volta vinto la partita con gli US Open ha urlato in italiano forte: adesso a parlare di me. È una cacchio, diciamo, è una parola così. Ovviamente voglio dire falsa, no? Perché la Serena Williams è sempre la strafavorita e andava a vincere un US Open, quindi fanno la loro preparazione, soprattutto questi di alta fascia, in vista per gli Slam. Vado a memoria, per Roland Garros, per l'US Open, per l'Australian Open e per Wimbledon. Quindi ecco, sicuramente ha trovato la Serena Williams al meglio della sua forma, al meglio possibile, quindi una vittoria straordinaria. Vedevo invece Sponda Milan, si parla di Barotelli che bacia la maglia con scritto amo il Milan,
Romagnoli che dice: Milan, non ho paura. Si guarda anche le statistiche, si dice che Barlodella è l'esordio sempre andato in gol. Chissà se Mihajlovic punterà anche un po' sulla scaramanzia e su questo bomber. Scrive Barlodelli: love a AC Milan ora più che mai, nel bene e nel male, forza Milan. Messaggio chiaro anche di così, l'Inter che lanciò Barlodelli tra i professionisti e finì come sapete, ecco. Ma io sinceramente, se fossi Mihajlovic, avrei altri talenti in squadra, Barlodelli non lo cercherei. E anzi, un'arma a doppio taglio che può anche spaccare, no? Lo spogliatoio. Io sinceramente non l'avrei mai preso, però ecco, il derby sarà un bellissimo banco di prova per tanti giocatori, per lo stesso Montolivo, per i tre d'attacco, Bacca che rientra. Intanto volevo vedere un po' la mia Roma. Si parla di Rudiger, che è il nuovo centrale di difesa romanista tedesco, che dice da settimana che si allena e che lui sarebbe anche pronto a giocare. Anzi, scrive: domani giocherò la partita fuori casa. Questo caro Rudiger non lo so né te né io. Anzi, le formazioni, ecco, magari si cercherà di fare un po' di turnover, in quel caso sì. Magari a De Rossi si cercherà di fare un po' di turnover, perché torna utile come pedina sia in centrocampo mediana sia in difesa, quindi rischiare un affaticamento, un infortunio non sarebbe malaugurante, no? Si Garcia parla, ecco, si conta solamente la sfida di domani, però si comincia già a parlare del Barcellona, ovviamente è una grande partita e una grande partita. Intanto leggo che il Madusa è tutto pronto per domani per il campo del Frosinone, che speriamo sia all'altezza, con la Goal Line Technology addirittura potenziata, non so in che modo, se doveva essere già perfetta così com'era. Allora, leggo invece, ecco, sono esauriti i biglietti per la sfida col Barcellona, mentre sono ancora disponibili i mini abbonamenti tra l'altro carissimi. In questa dirigenza romanista non mi piace, dirigenza americana, perché puntano molto troppo a fare incassi facili quando bisogna capire che i tifosi sono il dodicesimo giocatore in campo, no? Quindi bisogna cercare di invogliarli, di farli venire, di dare l'apporto del pubblico, che serve anche quello, gli applausi proprio dei tifosi, i fischi della squadra avversaria, che comunque mettono sempre più, incutono più paura, più rispetto per l'avversario. Mentre Luis Enrique invece non vuole parlare della Roma, sicuramente è più preso da Atletico Madrid, ma è spesso la propria opinione riguardo a Balzaretti, grandissimo professionista, che ha avuto un problema molto serio e si è fatto operare due volte in America, e solo adesso è rientrato, ma penso che sia comunque a carriera finita. Le altre news così in generale: vediamo che Olebas non era molto contento della sua cessione al Watford. La gente di Salah continua a attaccare la Fiorentina e dice: perché continui a parlare di Salah, perché ancora questa storia? E invece Bruno Perez del Torino sembra sempre più lontano dal vestire giallo-rosso in futuro. Peccato, che comunque deve essere un buon rincarzo. E domani poi esordirà anche la primavera con Alberto De Rossi contro l'Empoli. Del Frosinone sinceramente ho visto una squadra molto modesta, molto
a volte con disattenzioni, amnesie difensive, di posizione, però ho visto un grande portiere, ho visto